20 agosto 2021. Tesla presenta al mondo il concept di un nuovo robot con intelligenza artificiale. L'11 maggio 1999, 22 anni fa, Sony lasciava il mondo a bocca aperta commercializzando il vero primo prototipo di robot dotato di AI. Tornando un secondo però alla presentazione di Tesla, ciò che più mi ha lasciato assolutamente stupefatto è stata quella che è passata come una semplice battuta. At a mechanical level, at a physical level, you can run away from it. Credo che ci siano davvero poche altre tecnologie che riescono a mixare così bene fascino e paura come i robot. Immaginate ora di portare tutto all'ennesima potenza, con un robot capace di imparare dal mondo che lo circonda in modo dinamico e di crescere con una personalità diversa a seconda di come viene educato. Pensate che fece sold out in 20 minuti netti ed era venduto solamente via internet, 23 anni fa. Per darvi un po' di contesto, nel 2000 venne presentata la prima Prius. Il telefono più venduto era il Nokia 3310 con le sue 126 milioni di unità. E al cinema usciva Billy Elliot e il Gladiatore. Ebbene sì, oggi qui davanti a me c'è una seconda serie originale e funzionante, comprata direttamente su eBay. Quindi mettetevi comodi, lasciate un bel mi piace al video per supportare la serie, perché questa è RetroTech. Wow! Ragazzi, ma che figata! La confezione originale! Ma che qualità! C'è tutto! C'è tutto! Beh, vabbè. Che spettacolo, ragazzi! Sono felicissimo perché c'è addirittura la confezione originale con cui veniva venduto. Probabilmente è un'edizione americana che è stata poi portata qua in Europa e wow! Allora, vi spiego un po' come ha funzionato questa cosa. Su eBay c'è un negozio, potete trovarlo anche voi, si chiama Toys qualcosa, che vende un ricondizionamento completo di questi robot. È stata risostituita la batteria, sistemate tutte le varie parti che potevano essere rovinate, insomma è veramente pazzesco. Qui c'è una busta chiusa con, immagino, tutta la parte di istruzioni. Ma guardate che figata colossale! Non so se mi spiego, ma questa è una busta che veniva messa direttamente nell'edizione originale giapponese. Vedete che c'è addirittura questo piccolo timbro degli anni, mi sembra assolutamente coeva con l'esistenza di questo prodotto. Vedete che è tutto arrugginito, tutto colato con le scritte in giapponese. E soprattutto, cari miei, il volantino originale in giapponese della seconda generazione. Ma che figata colossale! Con tanto di timbro a Ibo Shop, vedete? Non so il giapponese, ma potete provare a tradurre voi se avete questa competenza. C'è addirittura il prezzo, 159.000 yen. Ragazzi, stiamo parlando veramente di un pezzo di storia incredibile. Che meraviglia che mi abbiano messo dentro anche questa parte. Dentro questa piccola scatola abbiamo le orecchie e la coda, che sono montate a parte. Infatti il venditore mi ha mandato un video in cui mi spiega come si montano. Questa è una piccola chiave in plastica che serve a smontare il robot, serve a staccare i vari pezzi che lo compongono. Dopo vi farò assolutamente vedere che cosa significa. Questa credo che sia la famosa batteria ricondizionata, molto piccola. Come vedete, 2300 mAh, veramente microscopica, però probabilmente più che sufficiente per farlo funzionare. Un'altra busta, guardate che figata, ragazzi, io sono emozionatissimo. Non avevo idea che fosse così l'interno di questo robot. Qui dentro c'è un foglio, una lettera, delle... Cioè, sono allucinato, altro che edizione americana. Probabilmente è un'edizione giapponese questa, perché ci sono le lettere originali con i numeri seriali, l'anno, una lettera di invito con i vari numeri che servono evidentemente per arrivare alla garanzia. Strepitoso. Il caricatore, che poi vi farò vedere assolutamente come funziona, ma veniamo al pezzo forte, ossia al nostro bellissimo cane. Guardate, queste palle rosa servono poi ovviamente a giocare con lui, lui riesce a riconoscerle, poi vi farò vedere come funziona tutta questa cosa. In ogni caso, apriamo la confezione originale e vediamo il nostro amico robot. Eccolo qui. La parte interessante, se volete, è il fatto che l'ho pagato sui 700 euro, una cosa del genere, che ovviamente non sono pochi soldi, ma insomma, per amore di collezionismo e per... siamo un pollo. E per così portarvi un contenuto interessante, spero che sia interessante, mi sembrava il minimo. Guardate qua, wrappato come un pollo. Me l'immaginavo molto più grande. È assurdo, ma mi viene da trattarlo bene per non fargli male. Wow, ragazzi,
Eccolo qui. Tra l'altro pensavo fosse in colorazione grigia, invece è azzurrino, molto molto piacevole lo stesso. Qui sotto si va a caricare, vedete c'è un'apposita funzione, uno sportellino che permette poi di installare la famosa batteria. E sì, cavolo, sì, c'è la famosa scheda. Questa qua è la scheda di personalità, così chiamiamola. Poi vi spiego come funziona. Però effettivamente è installata ed è originale, con tanto di scritte in giapponese, quindi è proprio un'edizione giapponese a tutti gli effetti. La primissima cosa da sapere però è che questo robot non ha niente a che spartire con i milioni di cani giocattolo automatici in vendita. Non è nemmeno un giocattolo e non è diretto ai bambini, era pensato come un coltellino svizzero di possibilità per appassionati di robotica, studenti del college e smanettoni in generale. Sì? Sì, sì, sì. Ok, vedo che anche lui è abbastanza preoccupato della sua sicurezza online. Infatti sa benissimo che quando ci si connette a delle reti wifi pubbliche o in generale quando si naviga per la rete internet ci sono una marea di potenziali occasioni in cui possono rubarvi tutti i vostri dati. Stiamo parlando di dati di navigazione, gli ultimi siti che avete visitato, le vostre carte di credito, i vari login. Insomma, non esiste un posto sicuro senza un'adeguata schermatura. Ed è esattamente per questo che mi sento di consigliarvi quello che è il mio metodo di protezione, ossia Surfshark. Surfshark lo conoscete di sicuro, lo porto con me in qualsiasi viaggio, lo porto con me addirittura nella mia abitazione quando devo navigare in rete e automaticamente con un semplice click da qualsiasi dispositivo vi permette di porre questo scudo tra voi e i malfattori. Insomma, vi lascio un bel link per fare una prova gratuita, vi lascio anche il mio codice sconto 8 che vi permette di avere l'83% gratuito e 3 mesi gratuiti sul piano annuale e questo vi permette con un caffè al mese di andare sempre sul sicuro. Per farvi capire il livello di evoluzione che ha un prodotto del genere, ecco che cosa dice il manuale. Quando Aibo arriva a casa tua, è come un bambino appena nato. All'inizio Aibo non può fare granché. Aibo sta guardando, ascoltando e cercando di capire il mondo che lo circonda. Ogni singolo pezzo di informazione che raccoglie diventa parte della sua esperienza e viene memorizzato nella sua memory stick. Un Aibo adulto rimarrà per sempre adulto. Il tuo Aibo non morirà mai e non può essere resettato come un videogame. Aibo rimarrà il tuo compagno per sempre. Pensate, addirittura nel manuale di istruzioni si fa riferimento ai vari problemi che si possono avere con un Aibo in qualità di sintomi. Ora, a parte il fascino di tutto questo, so che molte di queste cose possono suonare un po' estreme, però dovete capire che in Giappone sono incredibilmente sensibili a questo tipo di rapporti. Pensate che qualche anno fa si è tenuto addirittura un vero funerale nel tempio buddista di Chiba, per onorare le anime di più di 100 Aibo ormai non più funzionanti. Su questo tema ci si potrebbe dilungare moltissimo in realtà. A questo proposito vi segnalo un bellissimo articolo su HDA dove Christine Sunu parla di legami emozionali e di design in relazione alla robotica. La reazione del pubblico quando lei uccide un piccolo robot peloso sul palco parla veramente chiaro. To watch it die and feel nothing. Siamo esseri umani e siamo progettati per empatizzare con qualsiasi forma che anche solo sembra viva, anche se sappiamo benissimo essere del tutto inanimata. Fa veramente strano non poterlo di fatto controllare in prima persona. Siamo abituati ad applicazioni, a radiocomandi che ci permettono in qualche modo di decidere il comportamento di quello che abbiamo di fronte. Qui quello che fa effettivamente un po' paura, che mette un po' in soggezione, è il fatto che decida assolutamente lui quello che succede. Tipo, adesso, quando l'accendi lui fa una specie di sessione di stretching per capire se tutte le articolazioni funzionano e poi si mette, a fare delle cose. La prima mezz'ora che abbiamo passato insieme lui l'ha passata a stiracchiarsi, a suonare qualche strana melodia. E a ringraziarmi per le carezze. Come avrete capito, esistono alcuni modi con cui si può ovviamente interagire con questo Aibo. Il primo è il tocco. Ci sono infatti delle aree sensibili sopra la testa, sotto al mento e qui sulla schiena che ci permettono di fatto di accarezzarlo e di ottenere forse un qualche tipo di feedback da lui. In cambio, infatti, Aibo può emettere dei suoni, mostrare varie luci sul muso, ma ovviamente non ci sono delle istruzioni chiare su quello che sta succedendo. Ci si sente realmente in balia degli eventi, esattamente come succede con un vero cucciolo di cane. Lui si comporta in maniera abbastanza naturale, anche i movimenti sono studiati per essere dolci e coccolosi.
Dopo un po' di tempo Aibo si è alzato sulle quattro zampe in modo un po' incerto e ovviamente, visto che era la prima volta che lo faceva in vita sua, e non ho idea di come abbia fatto a capire dove io mi trovassi seduto. Considerate che sul muso lui ha una videocamera a bassa risoluzione. Yes. Piano, 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 no. Non andare indietro. No, no. Con cui scansiona tutto l'ambiente circostante. Non ho idea se riconosca le figure umane, sta di fatto che di sicuro riesce a riconoscere forme e colori. Ha anche una coppia di microfoni stereo nella parte superiore della testa che gli consentono di capire da dove provengono i suoni. Ovviamente, avendomi sentito parlare, forse è per quello che lui ha deciso di seguirmi e girarsi verso di me. Ogni tanto, pensate, lui si mette ovviamente a dormicchiare, soprattutto in queste prime fasi, in un angolo, e se gli parliamo nelle orecchie lui si sveglia di soprassalto, tutto confuso, come se lo avessimo svegliato. Ora, io non so che tipologia di personalità ci sia caricata nella scheda, quello che è certo è che a seconda del cosiddetto Neural Network Personality Software cambia completamente il tipo di reazioni che ha, la velocità con cui apprende o il tipo di relazione che instaura con voi che siete i suoi padroni. Parlo di relazione perché realmente con ogni Aibo è diverso. È questo il senso di intelligenza artificiale. Continuiamo ad ignorarlo? Beh, lui crescerà in modo indipendente e non accetterà più di tanto i nostri feedback o le nostre volontà. Lo coccoliamo di continuo e non giochiamo mai con lui? Beh, probabilmente diventerà pigro e sonnecchierà molto. Oppure un mix di queste cose, insieme alle centinaia di balletti, reazioni e movimenti che lui riesce a compiere. La pallina, naturalmente, è una notevole forma di interazione. Lui riesce a mapparla nello spazio, a giocarci, a tirare calci, a spostarla. Grazie al sistema di programmazione proprietario, qualcuno ha anche sviluppato delle vere e proprie squadre di calcio canino-robotiche. Tramite una scheda Wi-Fi che è installabile su questa seconda versione, è anche possibile, tramite degli appositi software sviluppati dalla gigantesca community che è nata dietro Aibo, mappare in tempo reale che cosa succede nel suo cervello. Intanto riusciamo a capire come fa a riconoscere la palla. Semplice separazione cromatica a partire dallo stream video della videocamera frontale. Poi si nota che ci sono anche una serie di parametri come gioia, felicità, ansia, appetito, disgusto, curiosità, che compongono di fatto in un incredibile mix la personalità che ciascuno ha fatto crescere e che adatta ovviamente al contesto del suo comportamento. Questa versione ha anche un software di riconoscimento vocale che gli permette di reagire ad alcuni input, ma non è mai un comando corrisponde azione. Non esiste un solo modo per ottenere un feedback specifico e prevedibile come se fosse in qualche modo radiocomandato. Al centro c'è anche una specie di visualizzazione radar che Aibo mette insieme a partire dagli input che ottiene dal mondo esterno. Capisce da dove arriva la voce, appunto, sa in che direzione è possibile muoversi, dove è più conveniente, dove è meno conveniente, dove si trova la palla e continua a processare queste informazioni per essere il più preciso possibile. Io effettivamente rimango completamente a bocca aperta a pensare che un prodotto del genere fosse disponibile nelle case delle persone già 20 anni fa. Signori, detto questo, che altro dirvi? Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia divertito passare del tempo in compagnia mia e di Aibo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente con un commento qui sotto con un bel mi piace, e noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video. Ehi Siri, hai animali domestici?